Ha mai ucciso un uomo, signor Delle Chiaie? Se lo avessi fatto, non lo direi. Da un punto di vista religioso, che cos'è? Se fossi cattolico, sarei nel cattolicesimo più intransigente, nell'aspetto tradizionale del cattolicesimo. Ma mi sento più identificato in una linea culturale che può essere identificata, dato che è l'uomo più discusso nell'epoca attuale, in Julius Evola. Chi considera il suo più grande nemico? Io credo che sempre il più grande nemico di un uomo è se stesso, cioè i suoi sentimenti, le sue passioni. Beh, ritengo che la lotta fondamentale della mia esistenza è stata sempre diretta contro la parte negativa di me stesso. Dicono che lei prese parte al golpe borghese e che entrò addirittura al Ministero degli Interni. Io non sono mai entrato al Ministero degli Interni perché al momento del presunto golpe io ero in Barcellona, in Spagna. Golpe borghese, tentato nella notte dell'8 dicembre 1970, processo concluso con molte assoluzioni e lievi condanne, Delle Chiaie ebbe la pena maggiore, 5 anni di reclusione. Il processo d'appello deve ancora essere fissato a 12 anni di distanza dai fatti. Già in una intervista ho dichiarato che avevo evitato di chiarire questa mia posizione rispetto al presunto golpe, perché non volevo che Perché presunto? Lei mi ha detto che lo studiano addirittura nelle accademie militari. Presunto perché non credo che sia stato ancora dimostrato, non sta a me dimostrarlo, anche perché mi troverei in una condizione di vantaggio rispetto ad altri camerati che sono stati involucrati nel presunto golpe. Comunque le stavo dicendo nel Perché dice questo, presunto? C'è stato o no? C'è stato questo tentativo o non c'è stato? Io credo che ancora non sia arrivato il momento di parlare del golpe. E il momento che si dovrà parlare, il momento, credo che verrà storicamente, il momento in cui si tratterà questo episodio nelle sue giuste dimensioni e sottraendolo anche alle ridicole affermazioni di un personaggio come per esempio Pisanò, che in tutti i modi ha tentato di dimostrare che questo presunto golpe era uno strumento di trappola costruito dal Ministero degli Interni e che per questo io ero entrato nel Ministero degli Interni, perché facilitato dal Ministero degli Interni. E dimentica il signor Pisanò che io non ho mai mantenuto i rapporti fra il fronte e il Ministero degli Interni, perché il fronte non aveva contatti con il Ministero degli Interni. Aveva sì contatti con uomini che erano nel Ministero degli Interni e non ero io a tenerli. Il dottor Drago, per esempio, medico del Ministero degli Interni, io l'ho conosciuto solamente in epoca posteriore a questo presunto golpe. Prima non lo conoscevo. Anche lui in questo affare? Non lo so, credo che sia stato fra gli accusati di questo golpe. E il Pisanò diceva che era il Drago che aveva facilitato l'entrata al Ministero degli Interni. Beh, se è il Drago che ha facilitato l'entrata al Ministero degli Interni, io non lo conoscevo. L'ho conosciuto, ripeto, in epoca posteriore al golpe e fra l'altro, ripeto, non potevo essere nel Ministero degli Interni e a Barcellona nello stesso tempo. Non l'avevo dichiarato prima perché non volevo che si interpretasse male la mia non entrata al Ministero degli Interni. Cioè il fatto che io fossi a Barcellona non esclude una mia responsabilità in un eventuale golpe. Cioè se il presunto golpe fu veramente golpe, evidentemente io sono corresponsabile di questo golpe. Però non nei termini descritti. Junio Valerio Borghese, principe, responsabile delle atrocità compiute dalla decima MAS durante la Repubblica Sociale, leader del neofascismo extraparlamentare, fondatore del Fronte Nazionale, ideatore del golpe 1970, è morto in Spagna nell'agosto 1974. Borghese, che cos'è stato per lei? Un gran maestro al quale io devo moltissimo, perché gli anni che ho vissuto nell'esilio sono stati forse meno duri grazie all'insegnamento che mi ha dato il comandante Borghese, che è stato non solamente un grande soldato, ma è stato anche un gran politico. Dicono anche che lei era protetto e finanziato dal SITE, dai servizi segreti. Non credo che
l'abbiano detto soltanto alcuni giornali, l'hanno un po' scritto tutti, qui ho dei libri dove si affermano le stesse cose. E si afferma il tutto sempre sul si dice, il dicitur. Io credo che questa intossicazione venga esattamente dal SID. Venga dal SID perché io ricordo un giornalista che in una delle mie prime interviste mi disse: bene, sai come scriviamo su di te? Ci arriva una velina dei servizi, che ti attacca. Beh, noi prendiamo al 90% per buona l'informazione che arriva. Poi su questo aggiungiamo parte del materiale che abbiamo nell'archivio e a questo aggiungiamo la nostra fantasia. E chi scrive dopo di noi fa questo più aggiungendo la sua fantasia. Bene, io non sono stato mai finanziato dal SID, non ho avuto mai rapporti dal SID, solamente un incontro con la Bruna per i motivi già esposti in molte interviste. Antonio La Bruna, capitano, in servizio al SID, ha indagato sul colpe Borghese, arrestato e condannato con il suo superiore, generale Giannadelio Maletti, per le deviazioni compiute nell'inchiesta. Entrambi protessero la fuga e la latitanza di Guido Giannettini, giornalista fascista e agente dei servizi segreti, condannato all'ergastolo per la strage, poi definitivamente prosciolto nei successivi processi. La Bruna venne a Barcellona dopo che Guido Paglia, giornalista di Avanguardia Nazionale nello stesso tempo, impiegato al giornale d'Italia, cioè forse è meglio fare un po' la cronistoria di questo. Guido Paglia lavorava al giornale d'Italia e fu accusato di aver... di essere l'autore della fuga di notizie su una famosa lettera a Pino Rauti e dei finanziamenti che erano stati dati a Pino Rauti da Attilio Monti. E Attilio Monti lo licenziò, ritenendolo responsabile di questa fuga di notizie. E Guido Paglia, dopo essersi diretto da un giornalista suo amico, riuscì ad avere un incontro con Attilio Monti, al quale spiegò la sua estraneità all'episodio. Attilio Monti lo credette e lo incaricò di individuare il responsabile. E disse che fra l'altro in questo lavoro di 008 poteva aiutarlo un certo Tonino D'Alessandro, che in effetti era il nome di copertura di Tonino La Bruna, il famoso capitano del SID, involucrato, ritengo involucrato in più di un episodio oscuro della vita politica. Coinvolto vuol dire? Coinvolto nella vita politica italiana. Questo signore, alcun tempo dopo, disse a Guido Paglia che aveva intenzione di incontrarmi, che aveva urgenza di incontrarmi, perché il SID aveva deciso la evasione di Freda e di Ventura e quindi io potevo essere di grande aiuto perché potevo farli rifugiare in un posto sicuro in America Latina. Quando mi fu riferito questo, io pretesi che questo signor La Bruna fosse accompagnato dal... Maurizio Giorgi, del quale apprezzo la sagacità e la capacità di analisi. E l'incontro si verificò a Barcellona, dove La Bruna riconfermò l'intenzione e il motivo dell'incontro stesso, al lato di altre proposte che nulla avevano a che vedere con la fuga di Freda e di Ventura, cioè oltre la proposta della fuga di Freda e di Ventura, cominciò a descrivere la situazione italiana, aggiungendo che era il momento di reagire e che quindi noi eravamo indispensabili a questa reazione. E mi disse una frase che poi in tempi successivi ho ricordato spesso. Disse: alcuni del SID sono convinti che lei sia collegato con il Ministero degli Interni, altri no. Mi chiesi perché, sulla base di che cosa. Cioè perché lei non ha preso mai contatto con noi. Il che evidentemente provocò un po' una mia reazione, perché gli dissi che non ritenevo che il mondo nazionale rivoluzionario fosse un mondo da lottizzare fra il Ministero degli Interni. E sì, e questa è un poco la storia di questo personaggio ed è l'unico contatto, ripeto, che ho avuto con il SID, troncato immediatamente, tanto che lo stesso personaggio è stato uno dei miei più feroci accusatori. Questo dimostra che io evidentemente non avevo contatti con il SID, come Giannettini per esempio, al quale mi sembra, credo che tutti sappiano chi è il Giannettini. E a proposito del Giannettini io devo solo pensare che è un bandito, perché c'è un fatto che mi tocca personalmente. Si parla moltissimo di un famoso rapporto del SID, nel quale rapporto si indica il sottoscritto e Mario Merlino e due francesi, o un francese e un portoghese, come responsabili della
della strage di Piazza Fontana. Bene, questo rapporto che apparve improvvisamente durante l'inchiesta di D'Ambrosio, quando improvvisamente, avendo diretto D'Ambrosio l'indagine in una certa direzione, piombò sul suo tavolo questo rapporto che riportava la pista sul mio nome e su quello di Mario Merlino e di altri. E il rapporto fu scritto da Giannettini, come lui stesso ha affermato in carcere da alcuni nostri camerati, quando alcuni nostri camerati si trovarono fortuitamente in contatto con lui in una cella. Visse che aveva lui composto, cioè compilato il documento per incarico della Bruna, che suppongo a sua volta abbia ricevuto l'ordine dal generale Maletti. Questo dimostra fra l'altro come si è tentato di deviare costantemente l'indagine dagli organi dello Stato su falsità precostituite nei confronti del sottoscritto.